Benvenute, buon sabato all'insegna di Trieste Next e all'insegna dell'Open Science. Open Science e le grandi sfide dell'umanità si affrontano insieme, sapete, questo è il titolo di questo incontro in cui parleremo appunto di Open Science grazie al contributo e agli interventi di diversi ricercatori e ricercatrici. È un incontro questo che è stato infatti organizzato insieme da diversi centri di ricerca della città, quindi Area Science Park, SISSA, INFN, INAF, ICTP, CNR, IOM, Istituto Ficina dei Materiali. Parleremo di Open Science, dicevo, ma vorrei partire innanzitutto da una considerazione, da una constatazione, forse un pensiero che ci accomuna in fondo, perché, che dire, la pandemia ha reso evidente anche a noi non addetti ai lavori, quindi anche a noi che non ci occupiamo di queste cose, ha reso evidente l'importanza della condivisione, ha reso evidente l'importanza della tempestività e della trasparenza nel condividere i risultati della ricerca scientifica, per trovare appunto risposte alle tante domande che nel momento in cui il nuovo coronavirus ha fatto irruzione nelle nostre vite e tutti noi ci siamo posti. Ha fatto quindi emergere chiaramente quanto sia importante collaborare, quanto sia importante farlo a livello globale e quindi quanto sia importante condividere dati, condividere pubblicazioni, condividere metodi, processi, condividere risultati raggiunti e conoscenze acquisite proprio per trovare soluzioni alla sfida e alla crisi in cui ci troviamo in mezzo, quindi questa sfida che dobbiamo ancora vincere. Insomma, è emerso chiaramente l'importanza dell'open science, perché di fatto ci siamo resi conto che quanto più semplicemente può diffondersi la conoscenza, tanto più velocemente può progredire la scienza, con impatti positivi, con effetti positivi su tutta la società, quindi su tutte e tutte noi. Però di fatto oggi cercheremo di capire che cosa significa open science, di cosa parliamo quando parliamo di open science, e cercheremo appunto di capirlo attraverso progetti e iniziative in cui sono coinvolti gli enti di ricerca del territorio che ho appena citato. Io partirei dal professor Rossi, Giorgio Rossi, che è professore di fisica della materia all'Università degli Studi di Milano e ricercatore, coordinatore di ricerca al CNR IOM di Trieste. Una prima curiosità, di fatto insomma iniziamo a capire di cosa parliamo quando parliamo di open science, ma perché l'accesso senza barriere al sapere scientifico è uno dei pilastri della Commissione europea in fatto di ricerca e innovazione? Sì, buongiorno. Per inquadrare l'evoluzione di questo problema, che adesso è diventato uno degli obiettivi europei, ma a livello mondiale, della condivisione dei dati, dobbiamo partire da alcune considerazioni. Gli strumenti per osservare la natura, la realtà, l'evoluzione dei comportamenti umani degli ultimi tre quarti di secolo sono diventati estremamente efficaci nel produrre grandi quantità di dati.
si è generato il cosiddetto big data, lo spazio di tanti dati, e queste ricerche in questo stesso periodo hanno anche creato le tecnologie capaci di archiviare questi dati, di trasmettere a distanza questi dati e di accedere e analizzare questi dati. Quindi si è creato la necessità di far emergere una data science, la scienza dei dati, cioè la scienza che si occupi di sviluppare metodi, tecnologie e soluzioni per archiviare, curare, rendere fruibili grandi quantità di dati. Su questa realtà che si è costruita nei decenni passati si è innestata una grande iniziativa europea, che è quella della European Open Science Cloud, che vuole creare uno spazio aperto per la condivisione dell'informazione scientifica, quindi per la condivisione dei dati della ricerca, a patto che questi dati siano FAIR. FAIR vuol dire che siano repertoriati, si possa sapere che esiste un certo set di dati su un certo argomento acquisiti in determinate circostanze, in determinate condizioni, si possa sapere che oltre a conoscere l'esistenza di questo set di dati si possa anche andare a vedere, accedere a questi dati. Significa una sfida tecnologicamente più raffinata e più difficile, che è quella di rendere interoperabili i dati. Cosa significa? Significa che dei dati acquisiti tipicamente sulla base di un progetto scientifico motivato dalla curiosità, sono però organizzati in modo tale che anche altri ricercatori, con un altro punto di vista, da un'altra prospettiva, da un altro settore disciplinare, se vogliamo citare le gabbie nelle quali le carriere di molti di noi sono incastonate, possano utilmente accedere e usare questi dati con i propri metodi, con i propri software. Professore, però una curiosità, di fatto l'European Open Science Cloud, questa iniziativa della Commissione europea, punta ad integrare le infrastrutture di ricerca proprio per creare questa sorta di internet dei dati scientifici. Certo, quindi l'iniziativa EOSC ha un carattere di urgenza, di tempestività, che è quello capire che la rapidissima crescita della quantità di dati prevede di arrivare in tempo a una loro organizzazione per la condivisione. La tempestività è anche dovuta al fatto che le problematiche che affronta l'umanità in questo periodo, potremmo riassumere né la sostenibilità della vita umana sul pianeta, includendo tutto dalle migrazioni al cambio climatico, i problemi dell'energia, richiedono di sviluppare ipotesi basate su una ampia quantità di dati di tipo diverso. Cioè non c'è, la complessità richiede di avere accesso a tante informazioni di tipo diverso per poter sviluppare delle ipotesi credibili. Quindi urgenza. Dimensione europea è la dimensione giusta. In Europa ci sono 2 milioni di ricercatori di base e oltre 17 milioni di quelli che si definiscono scientists and engineers, quindi la parte dell'economia legata alla conoscenza in qualche modo, che è quasi un quarto della forza lavoro europea. Quindi abbiamo un bacino sufficiente sia a creare che a beneficiare dell'EOSC. E l'Europa ha attivato questo processo con oltre 350 milioni di euro investiti nel precedente programma quadro per convogliare la comunità scientifica su alcune degli aspetti costruttivi dell'EOSC, e con la partnership che è iniziata quest'anno e che durerà al di là dell'attuale programma quadro, ha una prospettiva decennale, che vede la Commissione insieme a un'associazione di tutti gli enti infrastrutture di ricerca che hanno competenze e che hanno anche già sviluppato soluzioni molto avanzate, ma in ambito disciplinare, per federare le migliori di queste soluzioni e creare un servizio ampio, totalmente interdisciplinare e aperto a tutta la comunità. Insomma, mettere a sistema, questo punta l'Europa, mettere a sistema le infrastrutture, le competenze, le conoscenze sviluppate all'interno
dei centri di ricerca, delle università, appunto delle infrastrutture, anche per migliorare in fondo il ritorno degli investimenti, quindi i fondi che vengono investiti per portare avanti la ricerca. E fare open science significa in fondo rendere aperto ogni passo, ogni step della ricerca. Aggiungiamo un tassello, scienza aperta, potremmo dire che la scienza aperta si basa su tre pilastri fondamentali, appunto l'accesso aperto alle grandi infrastrutture di ricerca, l'accesso aperto ai dati scaturiti appunto dalla ricerca scientifica e l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. Il professor Rossi ha già introdotto il tema insomma caldo della questione dei dati, abbiamo sentito tutti parlare del big data, siamo la rivoluzione dei big data, eccetera. Ecco, continuiamo a parlare, entriamo ancora più nel vivo della sfida degli open data. Stefano Cozzini, direttore dell'Istituto di Ricerca e Tecnologie di Area Science Park. Di fatto gli open data sono un nuovo paradigma di ricerca scientifica. Quale e perché? Sì, delineano un nuovo paradigma di ricerca scientifica perché aprendo i dati, avere open data vuol dire che tutta la comunità scientifica può accedere a quei dati. Ovviamente non basta renderli aperti i dati. Molto spesso i ricercatori e tanta gente dice io apro i miei dati a tutto il mondo. Poi in realtà i dati non sono FAIR, come diceva prima Giorgio. FAIR vuol dire, lo ripeto ancora perché gli acronimi sono sempre difficili e magari un po' ostici alla gente che non li mastica come noi tutti i giorni. FAIR vuol dire findable, i dati devono essere trovabili. È inutile aprire il mio hard drive di dati tantissimi e nasconderlo nell'armadio, bisogna farli trovare. I dati devono essere accessibili, il mio hard drive, una volta che l'hanno trovato, deve essere anche accessibile, quindi qualcuno deve avere i protocolli e l'accesso a quei dati per prenderli. I dati devono essere interoperabili, come diceva giustamente, non posso pensare di aver scaricato un dato in un formato Excel e poi confrontarlo con un dato in un formato qualunque e in cui non riesco a capire come siano fatti. E poi alla fine bisogna riusarli e quindi di fatto i dati devono essere FAIR. Dati aperti, senza essere FAIR, non andiamo molto lontano ed è molto difficile poi fare della buona scienza su questo. L'altro aspetto fondamentale di questi open data è che non tutto deve essere aperto. Attenzione, facciamo una precisazione molto attenta su questa. I dati devono essere aperti il più possibile, open as possible, as open as possible, ma alcuni dati devono essere chiusi quando è necessario chiuderli. Mi riferisco in particolare ai dati delle scienze della vita, della scienza della salute. I dati della salute vengono da pazienti, non possiamo permetterci di regalare tranquillamente i dati sensibili sulle nostre malattie, sul nostro stato di salute tranquillamente a tutti quanti, vanno curati con attenzione, quindi as open as possible, as close as necessary, e quindi i dati anche lì bisogna stare attenti, vanno anonimizzati, vanno resi pubblici con le dovute cautele e con i dovuti accessi. Quindi di fatto il dato deve essere pubblico, il dato della ricerca deve essere pubblico. Ricordo che in realtà poi la scienza, in questo caso, come dicevamo, ormai stiamo facendo big data. Un numero, tanto per darvi un'idea. Da quando siamo sul pianeta, da quando noi riusciamo a collezionare informazioni, cioè dal tempi dei Sumeri, quando scrivevamo le tabelline, le tavolette in geroglifico, al 2003, la stima è che noi abbiamo prodotto 1 miliardo di miliardi di dati, in formato binario, brutalmente. Ecco, 1 miliardo di miliardi di dati, quindi di 0 e 1 che codificano informazioni, sono una quantità enorme. Però questa stessa quantità noi adesso la produciamo in 2 giorni. Grazie ai nostri smartphone, grazie a tutte le fotine che facciamo quando andiamo in giro, quando tutti i messaggi di WhatsApp, di Telegram e così via, tutto quanto, noi riusciamo a produrre qualcosa come 1 miliardo di miliardi di dati in 2 giorni. Una quantità enorme di dati. Ok? Di fatto che pone delle sfide enormi nella gestione stessa e quindi la scienza dei dati è adesso la scienza per eccellenza. Però ancora una volta vorrei rimarcare il fatto che tutta questa mole di dati, che di fatto è aperta, in realtà con un po' di attenzione è aperta per qualcuno. Google, i grandi player ce l'hanno tutti e sono tutti aperti, regalati tranquillamente da noi, tra l'altro, e attenzione, anche questa è un warning, una segnalazione di attenzione a questa cosa qua. Ecco, questi vanno interpretati, vanno utilizzati per fare una scienza diversa, fare una scienza interdisciplinare, perché dalle foto, dalla temperatura, dalla velocità del mio camminare in città posso completare
e avere informazioni per fare una smart city, per fare queste cose qua, però con molta molta attenzione e con molta difficoltà, perché tutti questi dati ancora una volta non sono annotati, sono buttati là. E quindi ancora una volta noi il dato, per renderlo aperto e per renderlo davvero fruibile alla scienza, bisogna assolutamente annotarlo e bisogna assolutamente renderlo fair, ancora una volta fair. Quanto è importante, insomma, solo un accenno, semmai ci torniamo dopo anche, però la qualità dei dati, perché ha sottolineato l'importanza appunto di garantire che certi dati sensibili siano disponibili in certi contesti a chi li deve usare per determinati scopi. Però poi si citava Google, allora cosa fare per evitare che alla fine questo mare magnum di dati non significa anche navigare poi in dati affidabili e in dati invece farlocchi? Esatto, questo è un grosso problema. Infatti quando parliamo di big data parliamo delle 4V, sempre parlando in inglese, il volume, ne ho già parlato, la velocità con cui il dato viene prodotto, incredibile, ci sono esperimenti scientifici che producono tera miliardi di dati al secondo o addirittura al millisecondo. Abbiamo quella che si chiama la varietà del dato, tantissimi dati che arrivano da fonti estremamente diverse, quindi dal telefonino, dallo strumento scientifico, eccetera. Poi la quarta V fondamentale, che è stata introdotta da poco, è la veracità. Quanto è buono quel dato? E questo pone davvero un problema e una sfida ancora più complessa, perché oltre che immagazzinare i dati, che non è facile perché la quantità di dati che ci arrivano non ce la facciamo, costa molto di più immagazzinare i dati che produrre dati, ad esempio nella genomica. Noi abbiamo un sequenziatore, è molto più facile produrre quantità di dati enorme che non tenerli nei nostri server per poi gestirli dopo. Però la veracità del dato è fondamentale. Noi abbiamo una quantità di dati che ci arrivano, noi tutti abbiamo un cellulare, il nostro cellulare ha sicuramente un accelerometro e quindi noi misuriamo la nostra velocità, come dicevo prima, quando camminiamo per città, misuriamo anche la temperatura, misuriamo il nostro battito cardiaco, sicuramente. Abbiamo tutte queste iniziative che raccolgono tutti i dati della nostra attività fisica o meno. Quanto sono affidabili? Quanto sono buone? Quanto da quello? Quant'è l'incertezza sul dato? Questa è una sfida complicata e difficile, e che richiede ancora una volta estrema cura, estrema capacità nel valutarli e nel inserirli poi in una attività scientifica. Una sfida aperta su cui semmai torniamo a discutere nel secondo giro di microfono, perché appunto è interessante capire che cosa si sta facendo per affrontarla e per vincerla appunto questa sfida. Parlando di dati, parlando di open data, però non possiamo non parlare di Open Universe, che appunto è un'iniziativa insomma, che si basa appunto sulla condivisione dei dati. Lo facciamo con Paolo Giomi, che è astrofisico dell'Agenzia Spaziale Italiana ed è il fondatore, uno dei fondatori di Open Universe. Insomma, questa iniziativa nata proprio con l'obiettivo di rendere disponibili, ma disponibili a tutti, non solo ai ricercatori e alle ricercatrici, mi pare di aver capito anche a noi cittadini e a noi cittadine, i dati spaziali. Di che cosa si tratta, come è nata questa iniziativa e a che punto siamo? Sì, esatto. Open Universe è un'iniziativa nata a livello dell'ONU e quindi globale, se vogliamo, globale, però è un po' focalizzata sui dati spaziali, perché è stata presentata al Comitato per l'Uso Pacifico dello Spazio Extraterrestre. E l'idea è proprio quella di fare in modo che i dati complessi spaziali che vengono generati dai satelliti, quindi estremamente costosi, cercando di realizzare un principio, se volete, anche di trasparenza. Quello che uno paga, che è molto caro, perché generare, fare un satellite costa, diciamo, dell'ordine di 1 miliardo di euro, e quindi quei soldi che sono stati spesi e che sono stati presi dalle nostre tasse devono in qualche modo tornare indietro in termini di fruibilità dei dati. Quindi l'idea è quella di fare in modo che i dati che sono così complessi vengano elaborati a livello fair, ma fair, noi diciamo, fair is not enough, deve essere trasparente, cioè deve essere utilizzabile da tutti. Chiunque in tasca in teoria ha un telefonino, quindi ognuno sul pianeta praticamente dovrebbe in teoria poter beneficiare di questi dati. Ovviamente non è banale, però questa è l'idea fondamentale. Quindi sono state fatte un po' di attività, ci sono stati due workshop, una a Roma, una a Vienna, per discutere di questi principi a livello dell'ONU. Sono state rilevate alcune, un certo numero di criticità, di
e di suggerimenti che sono stati dati. Tipicamente quando uno presenta una cosa di questo tipo, gli viene detto quello che non è stato detto prima, che costa troppo, e portare i dati a livello della gente costa troppo. In realtà, se pensate che ogni satellite costa 1 miliardo, per portare i dati a livello di utilizzabilità al massimo ci vuole 1/1000 di quel miliardo, quindi come percentuale di investimento sarebbe veramente trascurabile. Per cui abbiamo dovuto passare un certo numero di anni a cercare di dimostrare, a rispondere alle critiche giuste e utilissime, che questo si può fare, e l'abbiamo fatto con una collaborazione internazionale di vari istituti. E alla fine i risultati sono abbastanza arrivati. E tra le varie raccomandazioni che ci sono state date a livello dell'ONU è quella di aumentare appunto la trasparenza dei dati che esistono, perché i dati esistono, magari sono open, ma sono complicati. E tipicamente l'approccio è: io porto alcune persone a imparare a usare i dati, e così i dati vengono condivisi a livello scientifico. Però quello che noi vogliamo fare è fare in modo che non portare poche persone a livello dei dati, ma portare i dati a livello delle persone. Se riusciamo a fare questo, chiunque potenzialmente lo può beneficiare. Quindi questo è il principio. Il secondo principio era di portare in superficie un'enorme quantità di dati che esistono, ma che magari stanno nei vari cassetti, soprattutto degli astronomi. Io sono un astronomo, però penso che sia valido per altri tipi di scienza. E l'altra cosa è allargare la base di utenza. E quindi se si portano i dati a livello di utilizzabilità, automaticamente chi è interessato può accedere. Quindi queste erano le raccomandazioni. Abbiamo costruito un portale in cui già ci sono un sacco di dati, tantissimi dati, con l'Agenzia Spaziale Italiana, e quello, se volete potete andare a vederlo, su openuniverse.asi.it, ci sono tante cose che adesso sicuramente non c'è tempo di spiegarle, però insomma c'è accesso a una certa quantità di dati. Oltre che i dati abbiamo anche scritto del software in maniera innovativa, magari usando queste cose che si chiamano i container, che fanno in modo che si può intrappolare la complessità in un contenitore, in maniera tale che chiunque, anche se non è esperto nell'analisi dei dati, può in realtà analizzare i dati e avere dei risultati utilizzabili. Quindi rimuovere la complessità, e questo vuol dire appunto portare i dati a livello della gente, intrappolandola in pezzi di software che la gente usa semplicemente cliccando, per arrivare a realizzare quello che vogliamo fare. E questo abbiamo pubblicato appunto per validarli, questi dati, perché poi i dati, una delle cose che ho sentito prima, devono essere di qualità, perché se uno ha i dati sbagliati è ancora peggio che non aprirli. Quindi abbiamo dovuto validarli pubblicandoli i risultati su pubblicazioni scientifiche. Quindi c'è la validazione scientifica da un lato e l'apertura dei risultati a chiunque. E quindi insomma questa è un po' la conclusione, che ci sono vantaggi sia per i paesi che sono più avanzati, perché riescono a condividere di più, soprattutto magari i teorici che non possono essere esperti su tutti i campi, però i teorici hanno bisogno, come anche gli altri, di paragonare i dati il più possibile, quindi la condivisione è quello che noi chiamiamo multifrequenza, multitemporale e multimessenger, non c'è tempo di spiegare che cos'è, e soprattutto per i paesi emergenti, perché hanno la possibilità di arrivare allo stesso livello degli altri paesi molto velocemente, e quindi c'è la possibilità di fare quello che si chiama capacity building, che forse l'avete sentito dire, è una delle espressioni più in voga di questo periodo. Insomma, un nuovo approccio al processo scientifico basato appunto sul lavoro cooperativo e su nuove modalità di condivisione e diffusione della conoscenza. Dicevamo prima come la scienza aperta si basi fondamentalmente su tre pilastri: abbiamo detto le infrastrutture, quindi l'accesso alle grandi infrastrutture di ricerca, i dati, ne abbiamo parlato finora, e poi c'è il capitolo dell'open access, cioè l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche. E allora parliamo di questo, apriamo questo capitolo, conosciamo, cerchiamo di capire di che cosa si tratta e a che punto siamo, attraverso tre esperienze diverse che arrivano dalla SISSA, dagli NFN e dall'ICTP. Insomma, cerchiamo di capire che cos'è l'open access e come sta evolvendo di fatto il settore dell'editoria scientifica, dal modello tradizionale a questo nuovo modello.
io direi di partire dagli albori con Maria Teresa Leo di Sissa Media Lab, appunto dell'ufficio editoriale di Sissa Media Lab, e se non sbaglio, insomma, gli albori ci portano allo Salamos. 30 anni fa, era agosto, era il 1991, e il fisico Paul Ginspark, spero di non aver sbagliato la pronuncia, insomma, lancia un archivio, una bacheca elettronica per i fisici teorici delle alte energie, di fatto per facilitare lo scambio, appunto, tra ricercatori e ricercatrici di quelli che vengono chiamati preprint, quindi questi documenti non ancora pubblicati che prima venivano distribuiti in copie cartacee per posta. E quindi così che nasce un po' questo nuovo approccio, insomma, è il primo tassello di un cambiamento, Maria Teresa Leo. Sì. È una rivoluzione che nasce appunto agli inizi degli anni 90 nella comunità dei fisici, che si rendono conto di tutte della novità della rete, di internet, e da che appunto si inviavano i manoscritti, gli articoli per posta ordinaria con tempi lunghissimi. Dopo che sono stati messi su gli archivi della Cornell University, riuscivano a caricare i propri articoli scientifici e a farli leggere a tutti i propri colleghi in maniera velocissima, praticamente a costo zero, accessibile naturalmente da chi potesse collegarsi. Qualche anno più tardi nasce JEP. JEP è la prima rivista della SISSA, The Journal of High Energy Physics, la prima di una serie di riviste, adesso siamo arrivati a 7, e nasce proprio con la forte motivazione di un gruppo di fisici che va in due sensi. Primo, appunto, assicurare l'accesso aperto. L'accesso aperto che ha una definizione ampia e variegata, attenzione, ci sono ancora molte discussioni su cosa significhi esattamente, ma facendola un po' breve, l'accesso aperto è intanto che tutti possono leggere le pubblicazioni, quindi vi possono accedere in maniera aperta senza barriere di tipo economico, ma poi anche c'è un ulteriore accesso aperto, diciamo, che è quello, l'accesso aperto in pubblicazione, quindi non solo posso leggere gratuitamente, ma posso anche pubblicare gratuitamente. JEP è nato così, appunto, negli anni 90. E accesso aperto più una revisione, un processo di revisione tra pari, quindi una valutazione dell'articolo, completamente in mano alla comunità scientifica di alta qualità, che vedeva impegnati i maggiori esperti del settore. È stato un successo, ha avuto subito grande successo, i numeri sono cresciuti molto presto, e qui sono nate le prime criticità, perché la scienza aperta è meravigliosa ed è anche una necessità, come metteva in evidenza il professor Rossi prima, no? Perché appunto ci sono i dati, ma è una bella cosa, solo che è una questione molto complessa, e come tutte le questioni complesse non può avere una risposta semplice. Questo successo di JEP, questa forte crescita iniziale, ha fatto sì che molto presto servissero maggiori investimenti, servisse personale, servisse tecnologia, perché tutta la open science a partire dall'open access si basa sulla tecnologia, ci devono essere le strutture, ci devono essere le conoscenze. Insomma, non riuscivamo più a basarci sul reperimento precario di fondi che anno dopo anno diventava sempre più difficile. Avevamo bisogno di avere assicurato una sostenibilità economica, non profitti, non i grandi profitti degli editori commerciali contro cui è nato inizialmente questo movimento, okay? Ma ci sono dei costi, e sarebbe ingenuo pensare che la scienza aperta, così come l'accesso aperto, sia veramente tutto gratis. Questo è un tranello in cui ci può indurre la cultura di internet, e su internet lo posso mettere, lo posso vedere, tutto gratis, tutto bello. Non è esattamente così, ogni cosa ha il suo prezzo. Il punto è stabilire il giusto prezzo e che giro fanno i soldi, perché ci possono essere, le riviste si possono mantenere grazie agli abbonamenti, è una modalità abbastanza diffusa ovviamente, e infatti anche noi siamo passati attraverso un modello ad abbonamento, un abbonamento con un prezzo che era una frazione delle principali riviste concorrenti, perché appunto serviva solo a coprire i costi. Siamo passati attraverso il modello delle article processing charges, quindi l'autore paga per avere il proprio paper pubblicato open access, sempre se supera il processo di valutazione, naturalmente, perché una rivista deve essere seria, deve
fare un buon servizio alla scienza, ecco. E siamo passati attraverso accordi istituzionali, l'open access si può fare attraverso accordi istituzionali dove l'istituzione o un consorzio o interi paesi a pagare per le pubblicazioni dei propri ricercatori in modalità aperta. Adesso JEP con Scoop 3, che di nuovo l'ha reso completamente gratuito sia in pubblicazione che in lettura, i fondi fanno un giro, diciamo, sono veicolati dal CERN che raccoglie i fondi da finanziatori, da istituzioni, da varie parti e li fa arrivare alla rivista, così per i ricercatori che leggono e mandano gli articoli è tutto gratuito. Facciamo pagare, naturalmente c'è un prezzo che viene pagato per ogni articolo perché i costi, dicevo, ci sono, ma è un prezzo molto basso, ben sotto i 1.000 euro, che per chi si orienta un pochino capisce che è pochissimo, che ci permette di la sostenibilità economica nel medio e lungo termine, è un certo investimento per il continuo miglioramento, aggiornamento e per esempio adesso per rispondere alle altre sfide della Open Science, perché naturalmente non siamo solo nell'accesso aperto, ma adesso ci stiamo confrontando con tanti altri aspetti. Maria Teresa Leo ha sottolineato più volte come l'open access, come qualsiasi altra forma di editoria, di fatto non è senza costi, sono diverse le voci di costo e quindi richiede dei modelli economici che assicurino appunto la sua sostenibilità. Spostiamoci dagli albori ad un'esperienza molto più recente, mi riferisco a Plan S, un'iniziativa lanciata nel 2018, quindi do la parola a Laura Patrizzi, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione di Bologna. Parliamo di un'iniziativa di fatto che è stata lanciata con l'intento di attuare questo principio, se non sbaglio. La ricerca finanziata con i fondi pubblici deve essere pubblicata su riviste e piattaforme open access. Allora, a che punto siamo e come si colloca Plan S all'interno del mercato editoriale scientifico? Bene, cominciamo da questo evento, da questa iniziativa che vuole tuttora essere dirompente. 3 anni fa, nel 2018, 11 istituzioni di ricerca europee, finanziatrici della ricerca, con il supporto della Commissione europea e il Consiglio europeo della ricerca, lanciano questa iniziativa denominata Plan S per forzare una transizione completa al modello ad accesso aperto delle pubblicazioni scientifiche, un accesso aperto realizzato in un tempo definito, non prolungato, diluito estremamente nel tempo, come finora è stato. E il principio fondante, a partire da quest'anno, tutte le pubblicazioni basate su finanziamenti pubblici delle istituzioni che supportano Plan S devono andare su riviste ad accesso aperto o su piattaforme ad accesso aperto. Plan S è un'iniziativa sostenuta da un certo numero di finanziatori della ricerca, in questo momento sono 25 le istituzioni di ricerca, più un certo numero di fondazioni e organizzazioni private, per esempio la Bill e Melinda Foundation, che è l'organizzazione privata più grande, nonché l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sui benefici dell'accesso aperto, ormai si concorda sulla possibilità, cioè, che il risultato della ricerca sia ben distribuito più velocemente, che l'impatto sociale sia più rapido e più profondo e che ci sia una maggiore democrazia della conoscenza, con la possibilità di accedere ai risultati da parte in particolare delle società con economie in fase di sviluppo. Ma qui ricordo brevemente come la collega citava alcune vie dell'accesso aperto, mi serve per poi dirvi quali sono le modalità proposte da Plan S. C'è la via cosiddetta d'oro, in cui voi pubblicate su una rivista, così open access, ad accesso aperto, pagando però per dei costi di pubblicazione che possono essere elevati. C'è una modalità verde, una via verde, in cui voi depositate la pubblicazione su un archivio open access, dopo averla pubblicata su rivista, ma ciò che depositate magari non è la pubblicazione nel formato dell'editore, tuttavia è la versione post-revisione tra pari. E
infine c'è un modello ibrido in cui voi potete pubblicare alcune riviste in abbonamento, vi permettono di pubblicare ad accesso aperto, ma pagate gli APC. Questo porta a un raddoppio, a un aumento notevole dei costi. Oltre all'abbonamento, le biblioteche, le istituzioni pagano anche i costi di pubblicazione. Questa è una modalità assolutamente nociva all'accesso aperto. A 30 anni dall'avvento del web, quello che doveva essere una rivoluzione è una rivoluzione monca, perché a tuttora la frazione di pubblicazioni open access è a livello del 30%, il 70% delle pubblicazioni segue il modello precedente. Plan S si propone di rompere questo modello e lo fa rifiutando, indicando delle vie, in particolare guardate lì la via verde, su cui torno brevemente tra un attimo, e lo fa rifiutando in modo netto le riviste ibride, lo fa richiedendo l'open access immediato senza nessun embargo, lo fa richiedendo questo è importantissimo, il non trasferimento del diritto d'autore alle riviste, e lo fa chiedendo di rivedere le modalità di valutazione della ricerca, se ci sarà tempo lo diremo. La via verde degli archivi istituzionali è probabilmente, cioè il deposito su archivio istituzionale è probabilmente la chiave del successo di Plan S. È quello su cui per esempio noi dell'INFN, che siamo ancora l'unica istituzione in Italia ad aver aderito a Plan S, puntiamo, ed è in fase di discussione in questo momento l'implementazione di questo modello. È un archivio che rispetta i principi FAIR di interoperabilità, eccetera, di cui si diceva poc'anzi. Concludo ricordando quindi che Plan S è sicuramente un'opportunità, ma è una grande sfida. A che punto siamo? È un momento delicato, questo è il 2021. Da quest'anno inizia la fase in cui c'è l'obbligo per le istituzioni, per i ricercatori che fruiscono di quei finanziamenti, a pubblicare in modalità open access. Il successo è legato a quanto la comunità scientifica saprà giocare un gioco di squadra, coerente, collettivo. Bisognerà coinvolgere le società scientifiche, lo stiamo già facendo, bisogna coinvolgere tantissimo gli editori, forzarli a cambiare paradigma di pubblicazione, e un elemento critico di tutto rimane la valutazione della ricerca, poi magari mi chiederà perché. Access di fatto sia un canale alternativo di diffusione dei risultati della ricerca scientifica, ed è stato detto come di fatto esistano vie diverse di accesso. E allora siamo partiti dagli albori, abbiamo raccontato dell'esperienza di Plan S, adesso portiamo sul piatto, insomma sul tavolo della discussione, un altro esempio. Lo facciamo con Marcello Dal Monte, che è ricercatore in fisica teorica all'ICTP, appunto al Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste. SciPost, che cos'è e come si colloca nell'evoluzione appunto del mercato editoriale scientifico? Buongiorno, da quello Simona. Tradizionale all'open access. Buongiorno Simona, buongiorno a tutte e tutti. SciPost è un giornale, è un esempio venuto dal basso di Open Science. Fatemi dire Open Science, non soltanto Open Access, perché Open Science dal punto di vista editoriale ha vari aspetti. E per illustrarvi volevo mostrarvi questo semplice grafico, che è preso dal programma quadro delle Nazioni Unite sulla scienza aperta. E vedete che ci sono tantissime box, cioè tantissime scatoline, c'è open source, open data, che è stato discusso precedentemente, e ci sono anche open access e open evaluation. Okay? Queste sono le due.
totalmente incoscienti, nel senso che non abbiamo coscienza di qual è stato il processo di confronto che ha portato al consolidamento delle idee scientifiche. Questa è la parte di open evaluation. SciPost, Simona, è esattamente uno di questi giornali, uno tra i primi, che propone un modello dove non c'è soltanto open access, cioè il risultato finale, la pubblicazione è aperta a tutti e gli autori non pagano nessun tipo di charge, di costo di pubblicazione. È anche un modello dove c'è open review completa. Nel momento in cui gli autori propongono un articolo a SciPost, le opinioni degli esperti, dei colleghi sull'articolo stesso, non sono qualcosa che è di puro accesso esclusivamente editoriale, ma sono liberi a tutti. Quindi noi possiamo andare a vedere se un articolo è stato pubblicato, qual è stato il processo che ha portato alla pubblicazione. Magari l'articolo originariamente non era completamente corretto, o era soltanto chiaro in certi aspetti, e attraverso il processo scientifico è migliorato. Sottolineiamo forse ulteriormente questo aspetto, perché non so se sia, insomma, chiaro a tutte e tutti, cioè l'importanza della revisione, perché voglio dire, nel libro Naomi Oreskes, Perché fidarsi della scienza, lei dice, beh, non è che ci fidiamo degli scienziati perché gli scienziati e le scienziate hanno delle formule magiche che garantiscono i risultati, ci fidiamo semmai della scienza perché la scienza è un'impresa umana collettiva che si basa appunto sul lavoro di esperti, di esperte, e sul controllo delle conclusioni a cui giungono. Quindi per questo è importante proprio questo aspetto che sottolineate. Esatto. Cioè la credibilità della scienza non è nel risultato, non è del numerino. La velocità della luce è 299.000 km, eccetera, eccetera. È nella trasparenza e nella razionalità del processo. Questi sono i due elementi che danno credibilità alla scienza. Non soltanto, devo mettere verso il pubblico, ma devo dire anche rispetto agli altri scienziati. Per esempio, quando dobbiamo valutare un lavoro di un collega, valutare soltanto il risultato finale a volte non è sufficiente, non ci dà la profondità di vedute necessaria. A volte è molto più utile, molto più informativo, non so se dice in italiano, scusatemi, vedere quale processo ha avuto l'articolo di questo collega e come è andata a finire. E qui si torna all'importanza dei dati, che devono essere accessibili proprio per poter ripercorrere il percorso che quello studioso, quella studiosa ha fatto per arrivare a quei risultati. Insomma, abbiamo messo, come si suol dire, tanta carne al fuoco, su cui penso sia interessante continuare a riflettere con voi, ognuno insomma partendo dal proprio background e dal modo in cui è coinvolto in questa sfida aperta dell'open science. Giorgio Rossi prima ci ha raccontato che cosa sta facendo l'Europa in fatto di open science e come sta promuovendo una serie di iniziative proprio per perseguire questo obiettivo, per facilitare la diffusione dell'open science. Ecco, ma l'Italia come è messa? Cioè, come procedono i lavori del Piano Nazionale per la Scienza Aperta? Allora, l'Italia è stata fortemente protagonista dell'avvio di EOSC, è stata uno dei fondatori dell'EOSC Association, perché ha realizzato una collaborazione forte che si chiama ICDI, Italian Computing and Data Infrastructure, che vede tutte le infrastrutture di ricerca, gli enti produttori di ricerca e alcune università attorno a un obiettivo comune, a un tavolo fisico, finché prima del Covid il tavolo era fisico, adesso è virtuale, ma per ottimizzare gli sforzi di tutta questa grande comunità scientifica rappresentativa del grosso della comunità scientifica italiana per quanto riguarda lo sviluppo delle tecnologie e delle politiche dei dati. Quindi l'Italia è fortemente presente in EOSC e il governo italiano sta per dotarsi di un piano nazionale per la scienza aperta, che sarà un piano autonomo rispetto al piano nazionale delle ricerche e che giusto appunto affronterà con una serie di obiettivi la questione di rendere tendenzialmente trasparente il processo scientifico dalla proposta alla sua finanziabilità, alla sua esecuzione, alla condivisione finale dei risultati, di favorire l'accessibilità all'informazione scientifica in tutte le forme che abbiamo già discusso, la condivisione dei risultati e
incrementare in questo modo anche le occasioni di collaborazione, attraverso gli steccati disciplinari. Quindi una serie di obiettivi copriranno queste questioni importanti. Uno strumento potrà essere la creazione di un'infrastruttura nazionale dei dati, partendo dal nucleo di CDI, partendo da un centro di competenza di CDI che è già operativo, un portale openscience.it che sta per essere operativo e che aiuteranno gli scienziati a formulare, per esempio, i piani di gestione dei dati, che sono ormai un elemento obbligatorio in tutti i progetti europei o tendenzialmente in tutti i progetti finanziati con risorse pubbliche, che poi vuol dire sostanzialmente tutti i progetti scientifici. E due punti molto importanti che saranno indispensabili perché questo piano riesca ad avere l'impatto che è desiderato su tutta la produzione della ricerca scientifica italiana sono la formazione e il reclutamento di data scientist, cioè coloro che devono sviluppare i metodi e le tecnologie per la buona gestione dei dati, e i cosiddetti data stewards, cioè i technology operatori che di fatto renderanno fruibili questi servizi e faranno l'interfaccia con i ricercatori. Questo è un capitolo. L'altro capitolo, già stato toccato, di fondamentale importanza è il controllo di qualità dei dati scientifici che saranno condivisi. Non tutti i dati dovranno necessariamente essere condivisi perché non tutti i dati saranno potenzialmente utili nella condivisione, e i dati, è stato detto, costano. C'è un impatto energetico dei dati, e qui, se mi permette, faccio una piccolissima escursione, perché noi stiamo parlando di dati della ricerca scientifica. Stanno crescendo molto, ma è qualcosa che è sotto controllo della comunità scientifica. Quando parliamo di big data a tutto tondo, quelli che recuperano i telefonini, noi dobbiamo renderci conto che c'è un problema di sostenibilità, cioè c'è un problema di bulimia che è intrinseca nel genoma del sapiens, che porta per esempio a farci ritenere che spedire 80 foto della festa di compleanno a 500 colleghi su una chat fa sì che l'impatto energetico del traffico di internet è già più che doppio annualmente rispetto all'impatto energetico di tutto il traffico aereo mondiale. Il traffico aereo mondiale non arriva al 4%, il traffico di internet assorbe già l'8-9% della energia e sta crescendo, mentre il traffico aereo è più o meno saturato, quindi la ricerca è una parte piccola, ma sui dati e sulla falsa sensazione che sia gratis e che sia zero impatto, che fare una videoconferenza in 100 costi meno che prendere l'aereo, bisogna al solito andare al di là della prima approssimazione e riflettere. Non è vero che sia necessariamente ecologico fare un uso spropositato della comunicazione dei dati. Quindi, diciamo, questo era una considerazione a latere, non riguarda strettamente la ricerca, il Piano Nazionale Scienza Aperta riguarderà la ricerca e in qualche modo informerà anche tutti i bandi, tutte le regole di accesso al finanziamento pubblico dei prossimi anni. Io voglio sottolineare quello che ha detto Giorgio Rossi rispetto a quanto sia importante formare una generazione, una nuova generazione, insomma una generazione di data scientist, lo sottolineo visto che qui in sala vedo tantissime ragazze, tantissimi ragazzi, quindi insomma è un'opportunità di carriera, insomma un'opportunità professionale per voi. Se ricordate, ho aperto questo incontro citando la pandemia come l'emergenza sanitaria in corso ci
ha fatto emergere l'importanza della condivisione dei dati. A proposito di questo, torno da Stefano Cozzini, però, proprio durante la pandemia, lo ricorderete, è stata lanciata la campagna Dati Bene Comune, che ha chiesto al governo, dati appunto pubblici, disaggregati, continuamente aggiornati, ben documentati, facilmente accessibili e interoperabili, insomma tutte cose che sono state sottolineate, proprio perché solo se i dati hanno queste caratteristiche possono essere effettivamente utili per monitorare realmente la situazione e poterla gestire al meglio. Di fatto, quindi, Stefano Cozzini, quali criticità sono emerse a proposito appunto di Open Data e pandemia? Pubblico, ben curato, eccetera, di fatto non lo è. Io ricordo, lo ricorderete tutti voi, quando la regione, la provincia autonoma di Bolzano, che tra l'altro insomma la provincia autonoma di Bolzano, ha pubblicato di colpo tutti i dati dei contagiati in un giorno solo, il 21 marzo, era marzo del 2021, e quindi c'era un picco di 2000 casi perché quelli non erano stati conteggiati. Per qualche ragione non erano stati conteggiati. Di fatto quello che ha fatto, ha sballato tutte le dashboard, tutti i cruscotti di dati, eccetera, di tutto il pianeta, perché anche la famosa dashboard dell'università esattamente, mostrava questo picco incredibile. Tutti si chiedevano: che è successo in Alto Adige? Niente, semplicemente che qualcuno ha raccolto i dati male e li ha storati, cioè li ha stoccati e pubblicati ancor peggio. Ecco, queste sono le drammaticità che la pandemia ha messo in evidenza. I dati sono stati raccolti male, sono stati raccolti in maniera approssimata. Ne parlavamo con una dottoressa in prima linea, una del pronto soccorso, che mi raccontava le pile di carta, perché sono tutti in formato ancora manuale, le pile di carta di dati raccolti nel triage per accogliere i pazienti in una situazione di emergenza, eccetera, e ancora lì accumulate, che non lo so. Dei dati sappiamo, della pandemia, dal punto di vista dei dati raccolti sappiamo ancora poco. Questo è veramente un punto drammatico, ma qui mi riallaccio a quello che diceva Giorgio. Abbiamo bisogno di persone che curino i dati, che vogliano bene ai dati, che ritrovino e che curino con attenzione questi dati, perché questi sono il futuro per la nostra società, dell'open science, eccetera. Il dato va curato. E qui vorrei fare una precisazione un pochino polemica. Noi abbiamo bisogno sì di data scientist, ma di data scientist ne abbiamo anche troppi a volte. Noi abbiamo bisogno di data curator, abbiamo bisogno di data stewardship, di data stewards, quelli che il dato appunto lo annotano, lo mettono a posto, eccetera. E ancora una volta è un ruolo fondamentale, importante. È molto più spesso importante annotare, curare, mettere a punto il dato bene, piuttosto che creare l'algoritmo che scoprirà qualcosa. E ancora qui una nota importantissima per la scienza, per la rewarding della scienza. Mi è piaciuto molto il concetto che in Plan S non c'è più l'impact factor, e qui quello che dobbiamo ricordare è che la qualità della scienza e la carriera scientifica dei nostri giovani dovrebbe essere anche basata sul fatto che riescano non solo a pubblicare, ma che riescano a mettere a disposizione dati ben annotati, ben chiari. E quindi di fatto non misuriamo solo la qualità del ricercatore sulle pubblicazioni scientifiche, che è necessario che ci siano, ma anche sul fatto che mettono a disposizione dei dati ben annotati, FAIR, che permettano ad altri di usarli nella maniera opportuna e creare quindi un nuovo tipo di scienza. Questo secondo me è un punto fondamentale. Mettere a disposizione i dati. Paolo Giommi, con Open Universe i dati vengono messi a disposizione, dicevamo, di tutte e di tutti, e all'interno di questa iniziativa vengono portati avanti anche progetti di cosiddetta citizen science. Perché? Perché coinvolgere appunto gli studenti, le studentesse, i cittadini, le cittadine in tutto questo? Perché questo è uno degli obiettivi un po', se vogliamo, utopistici anche della proposta originale. Non so se posso avere la slide. Idealmente, se uno porta i dati alla portata di tutti, allora c'è una certa probabilità che una persona qualsiasi si entusiasmi e poi magari possa dare un contributo. Per cui siamo 7 miliardi più o meno, se uno su 1000 in qualche modo contribuisce, abbiamo 7 milioni di potenziali generatori di conoscenza, che vuol dire che chi utilizza i dati sono un serbatoio di conoscenza. Bisogna estrarla, più siamo meglio è.
cioè quello che vorremmo è uscire da una piccola cittadella dei ricercatori, che in fondo è una città di 50-60 mila abitanti, per arrivare a una metropoli di generatori di conoscenza, in teoria. Questo ovviamente è abbastanza utopistico per il momento, però l'idea è quella di impostare le cose con quella visione, che magari tra 30 o 50 anni non sarà, la scienza non sarà più un qualcosa, la produzione di conoscenza non sarà più confinata in poche persone, ma che sarà alla portata di tutti o perlomeno di chiunque vuole dare un contributo, se ci sono le possibilità di farlo. Quindi, questo era, devo andare più avanti. Questo è, quindi andando in questa direzione, siccome collaboro con la New York University di Abu Dhabi, loro vogliono fare un progetto di citizen scientist che si chiama, che lo chiamano citizen researcher, per coinvolgere appunto gli studenti e la popolazione generale. È un'occasione che loro hanno investito un pochino di soldi, non tantissimi, ma ad esempio hanno assunto uno studente dell'università per collaborare, per fare del software, con l'idea di portare i dati e fare una pubblicazione scientifica tutti assieme. Quindi questo è quello che sta succedendo, e stiamo finendo di preparare il software, verso la fine di quest'anno e il primavera dell'anno prossimo ci sarà la fase operativa. Gli studenti e chiunque vorrà partecipare negli Emirati, ma la cosa ovviamente si può riprodurre dovunque nel mondo, ma è un esperimento che cominciamo a fare lì perché ne abbiamo l'opportunità, e l'idea è quella poi di prendere questi risultati, verificarli, validarli a livello scientifico dal gruppo che li organizza e poi produrre una pubblicazione scientifica di alto profilo, quindi un contributo alla scienza fatto dalla gente comune, da chi vuole partecipare. E questo è, diciamo, un passo nella direzione dell'utopia originale, che è ancora là molto lontana, ma che forse, chi lo sa. Però una cosa che ho sentito prima che mi è piaciuta molto è l'open review, perché se la gente comune produce scienza, produce conoscenza, bisogna fare in modo che venga validata, e quindi ci deve essere un meccanismo di valutazione per evitare disastri. E sappiamo che questo è possibile, questa è un'ottima iniziativa. Wikipedia è un esempio di contributo da parte di tutti, che alla fine ha funzionato bene, e quindi insomma questa visione un po' utopistica alla fine mi sembra che non è poi così realizzabile. Insomma, è la traiettoria da percorrere. Open review si è detto, insomma, torniamo quindi a parlare di open review, di peer review, di sostenibilità economica, di criticità del modello editoriale tradizionale e di come l'evoluzione dell'open access, dell'open science, avvenga attraverso appunto l'editoria, attraverso l'open access. Partiamo da Maria Teresa Leo, insomma, si parlava di sostenibilità economica, di peer review di qualità, erano rimasti questi, insomma, sono i punti rimasti aperti in sospeso. Sì, ecco, molto brevemente, come avrete visto, la open science non riguarda soltanto una parte della società scientifica, riguarda tutti, per cui anche noi riviste stiamo in questo processo di diventare sempre più open, in maniera però, appunto, come dicevo prima, che sia sostenibile per il bene di tutti. E come dire, per esempio c'è tutto il capitolo della valutazione della ricerca. Allora, noi siamo pronti ad adattarci, abbiamo un impact factor molto alto, però naturalmente è giusto tutto questo, ma la spinta deve venire anche da altri soggetti. Quello che posso dire io è sulla review. Per noi il punto fermo è sempre stato, appunto, oltre all'apertura, all'accessibilità, una review di alta qualità, perché durante la pandemia, a parte del marasma che è successo, è stato dovuto al fatto che anche nei TG si vedessero le immagini dei preprint, quindi quelli non validati da un processo di revisione tra pari, e venissero un po' confusi i due piani, un articolo non revisionato con un articolo revisionato. Questo non va assolutamente bene, quindi se un articolo viene pubblicato in JEP o in una nostra rivista, noi vogliamo garantire che quell'articolo sia proprio ben fatto. E chi lo decide se è ben fatto? Tradizionalmente lo decidono gli editor, che sono scienziati quanto più competenti possibile, quanto più di spicco possibile. Internet ha portato alle possibilità di aprire questo processo, e l'inclusività e l'allargamento è una prospettiva interessantissima,
ma di nuovo, come tutte le cose, va valutata molto bene, perché internet a volte ci dà l'illusione che chiunque possa dire la propria opinione, sì, giusto, ma che poi ogni opinione abbia esattamente lo stesso valore, ok? Nel campo della ricerca questo è un meccanismo un po' pericoloso. Noi quello che abbiamo fatto fino ad ora, ma le cose potrebbero cambiare velocemente, è far sì che gli articoli sottomessi alle nostre riviste siano stati prima pubblicati sugli archivi, quelli del 1991. Tipicamente, da quando un articolo viene messo sugli archivi a quando viene mandato a una nostra rivista passano un paio di settimane. Cosa succede in quelle due settimane? Succede che gli scienziati, i colleghi degli autori di quell'articolo interagiscono con gli autori, mandano subito commenti. Guarda, secondo me questo va detto meglio, guarda, secondo me qui c'è un errore, guarda questo, guarda quello. Gli autori fanno già una prima revisione dell'articolo, un primo miglioramento. Dopo il primo miglioramento, o addirittura dopo due revisioni, mandano l'articolo da noi. Quindi ha già superato una sorta di vaglio fra pari. Quello che aggiungiamo noi è il vaglio ad opera appunto di questi esperti. Abbiamo provato anche a mettere la possibilità di commentare gli articoli. È una cosa un po' delicata, perché poi non arrivano tanti commenti, allora se li metti prima della pubblicazione forse è più utile, se li metti dopo, il tempo è limitato per tutti. Ecco, quindi bisogna fare anche un po' i conti con la realtà, ma aprire, provare, sperimentare, questo sì. Sì, quali sono quindi alcune criticità che è necessario affrontare? Posso avere? Vorrei mostrare una slide. Guardate. Questo è il mercato editoriale attuale, è un mercato oligopolistico. Di fatto il 60% delle riviste va su sei grandi editori, tra questi Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis, e oltre il 70% dei costi in abbonamento, dei costi della spesa va a loro. Perché? Qual è? Cosa c'è dietro tutto questo? Come fanno questi editori a mantenere un mercato così, si dice in termini economici, rigido? La ragione è questa. Le riviste sono insostituibili. Una pubblicazione non è una lavatrice. Voi potete decidere se volete una lavatrice di classe AAAA, potete scegliere una Candy o una Whirlpool, come volete. Una pubblicazione è unica. Io pubblico il mio lavoro e se volete quello dovete avere, non un lavoro simile. E c'è l'impact factor. Le riviste si qualificano per una ragione che adesso non indaghiamo, in base all'impact factor, che è un indice che determina se una rivista è di prestigio o meno. Bene, noi ricercatori vogliamo pubblicare su riviste di prestigio. Io voglio pubblicare su Nature, su Science, su JF, spesso. Perché? Perché poi io sono valutata. Io sono come ricercatrice, nonché il mio ente, tutti gli enti di ricerca, vengono valutati e finora valutati anche in base all'impact factor delle riviste su cui pubblichiamo. Ma il valore della mia ricerca non può determinarlo la rivista, il valore della ricerca deve essere intrinseco, quindi questo è un baco, tuttavia è un baco difficile da rimuovere finché la valutazione della ricerca, il processo valutativo, utilizza una metrica di questo tipo, per esempio anche nei concorsi. Su questo mi permetto di segnalare di nuovo, faccio pubblicità progresso, l'INFN negli ultimi concorsi ha rimosso l'impact factor come elemento di valutazione nei concorsi che ha bandito. Quindi questo è un po' è un problema fondamentale che sta sotto al mercato e al modello di pubblicazione. Marcello Dal Monte, allora, la strada da perseguire a proposito appunto di sostenibilità, di scalabilità di questi modelli? Fammi partire da un commento che segue esattamente quello che è stato appena detto. Come facciamo a scalfire il mito dell'impact factor?
esattamente dando un approccio qualitativo alla valutazione degli articoli. E in questo senso l'open review non è soltanto importante per noi scienziati per valutare al nostro interno quello che sta succedendo, ma serve soprattutto per valutare il percorso che scienziati più giovani hanno fatto, togliendo via impact factor, dal mio punto di vista anche togliendo via citazioni e altri tipi di indici numerici che spesso vanno presi estremamente con le corde, nella valutazione delle persone, nella valutazione delle riviste è un'altra cosa. Sostenibilità. È complesso, come è stato detto anche precedentemente con JEP, avere dei modelli open richiede che qualcuno a un certo punto ci metta i soldi, cioè questo è chiaro. Nel caso di SciPost e nel caso di altri giornali che fanno parte della comunità, che toccano la mia comunità, che è quella delle tecnologie quantistiche, buona parte dei soldi arriva attraverso istituzioni, quindi comunità europea, fondi governativi, anzi non direi buona parte, il 100%. Non ci sono, visto che non ci sono nessun costo diretto per gli scienziati, questo è l'unico modo per finanziarsi. Non bisogna però pensare che il problema siano i soldi. Il problema della sostenibilità, almeno quello che noi stiamo affrontando, è che mancano le persone. Cioè non ci sono abbastanza scienziati che riescono a dedicare sufficiente tempo per fare cose del genere. Quindi per esempio nel caso dei SciPost, la crescita, che è molto veloce, si prova a mantenere contenuta proprio perché ci mancano le persone. E quindi la sostenibilità è un problema, ma non pensiamo soltanto alla parte economica, pensiamo soprattutto alla parte delle risorse umane. Ci vogliono persone che facciano questo lavoro come volontari, in sostanza. A proposito del ci vogliono persone, qui nelle prime file vedo tante ragazze. Scusatemi, io a colpo d'occhio non so attribuirvi un'età. Siete studentesse universitarie e che cosa state, cioè che corso di laurea state frequentando? C'è un microfono in sala, se no. Buongiorno, io sono studentessa universitaria e studio ingegneria biomedica. Buongiorno, io ho una laurea triennale in astronomia e adesso sono iscritta alla magistrale in didattica e comunicazione delle scienze. Che cosa vi aspettavate da questo incontro? Abbiamo una manciata di minuti e quindi c'è spazio per le vostre domande. Che cosa vi aspettavate da questo incontro? Perché vi ho visto interessate, vi ho visto prendere appunti. Diciamo che di Open Science, a dire la verità, non sapevo molto. Quindi sono venuta qui con qualche aspettativa, però soprattutto per imparare, ecco, per cogliere vari spunti che io possa rielaborare. E trovo che è stato molto costruttivo proprio per la modalità in cui è stato costruito, ecco, sotto forma di dialogo, interventi. Mi è piaciuto molto. Grazie. Se ci sono domande, appunto c'è il gelato, insomma il microfono in sala disponibile. Buongiorno, e volevo fare una domanda a livello di linguaggio, nel senso molti di voi hanno parlato del fatto che comunque l'open science riguarda anche i cittadini, diciamo, non esperti. E a me è venuto questo dubbio, il fatto che molti non riescano ad accedere proprio per il linguaggio o il modo in cui sono presentati i dati, essendo non esperti, magari non ci provano neanche, insomma, a interpretare i dati, a fare una ricerca più approfondita per imparare di più, insomma. E volevo chiedervi se è pensabile magari un altro contenitore di dati semplificati per cittadini non esperti, perché da quanto ho capito, magari mi sbaglio, si parla di questo contenitore, ma rivolto a pari, quindi persone che possano utilizzare questi dati per le proprie ricerche, queste pubblicazioni, ma che facciano parte del settore, mentre magari un cittadino comune si affida di più a un telegiornale che a cercare in una banca dati istituzionalizzata i dati da solo, insomma. Giorgio Rossi vuole rispondere, forse?
E sottolineo anche il fatto che qui subentra anche la questione cultura scientifica. Tante volte immagino che partecipando ad incontri qui a Trieste Next sia stata sottolineata l'importanza di una maggiore diffusione della cultura scientifica, quindi la consapevolezza dell'importanza delle fonti. Insomma, non perché lo dice la televisione è vero, dobbiamo capire quali fonti, quel servizio giornalistico per esempio, da quali fonti ha attinto per raccontarci quel pezzo di verità. Giorgio Rossi. Sì, approfitto del pezzo di storia, scusate, di questa domanda per fare questa considerazione. Noi siamo tutti qui a immaginare attraverso gli occhi se stiamo sorridendo, perché purtroppo la nostra interattività è bloccata dalle mascherine. Quindi stiamo vivendo un periodo, il Covid, nel quale si sono visti dei grossi limiti della nostra civiltà, della nostra capacità di affrontare problematiche urgenti e complesse. E i dati sono una parte importante di questa cosa, perché se sul piano della comunità scientifica la condivisione dei dati sul genoma del virus, sul genoma umano, è abbastanza avanzata, ci sono infrastrutture di ricerca, Elixir, l'NBL, IBI, diciamo nella cultura degli addetti ai lavori della ricerca sul virus c'è già un ottimo livello di condivisione, con tutti i limiti delle pubblicazioni che sono state dette, ma c'è già un ottimo livello. Dov'è che si è infranto la trasmissione di queste conoscenze? Si è infranta sul fatto che i sistemi sanitari, i dati clinici, i dati di popolazione affetta dal virus, non sono assolutamente, non dico a livello di quelli della comunità scientifica, ma neanche a un livello primordiale di organizzazione finalizzata a estrarre informazioni e quindi conoscenze. Quindi i dati ben organizzati degli scienziati si sono fermati lì, e dall'altra parte abbiamo avuto i comunicati del telegiornale di basso livello. Quindi l'arrivo al cittadino e la sensibilizzazione del cittadino, a mio avviso, passerà per, mi auguro anche con questa esperienza, mi auguro con la paura di dover fronteggiare emergenze climatiche, emergenze di tipo ambientale, dalla comprendere come anche la raccolta di dati, per esempio della salute, senza lasciarsi erroneamente bloccare dai problemi amplificati di privacy, perché esistono dei regolamenti europei che prevedono che in caso di urgenza alcuni livelli di privacy vanno considerati eccessivi per il bene dell'umanità, per la rapidità di poter sviluppare delle ipotesi correttive, delle ipotesi di intervento. Ebbene, è da questa parte, a mio avviso, della società che deve crescere la sensibilità e la capacità di organizzare dei dati, e poi l'incrocio con la comunità scientifica, a mio avviso, diventerà facile. In tutto questo episodio non c'è stato. Abbiamo tante belle pubblicazioni, dei portali eccellenti rivolti alla comunità scientifica. I telegiornali continuano a dire cose basate su picchi erratici di informazione mal organizzata. Tutto questo, tra l'altro, è uno step importante per il perseguimento della cosiddetta salute digitale. La salute digitale è uno step importante per il perseguimento della cosiddetta medicina personalizzata. Tornando appunto alle notizie che circolano, alle notizie che più facilmente ci arrivano, teniamo anche noi presente che come cittadini e come cittadine abbiamo una responsabilità. Noi possiamo scegliere dove andare a cercare le informazioni, e allora piuttosto che cercarle e poi riferire agli altri questa cosa è vera, l'ho letta da tuttovero.it, allora sappiamo che se cerchiamo informazioni attinenti alla salute, allora andiamo a cercarle sul sito dell'AIFA, per esempio, continuamente aggiornato. Impariamo ad usare anche le FAQ che troviamo sul sito se vogliamo sapere trovare informazioni relative ai vaccini, all'andamento insomma della pandemia. Altre domande?
C'è qui in seconda fila. Intanto grazie per l'interessante intervento. Io volevo fare una piccola domanda, non so se è completamente pertinente, in merito all'ambito dei patent, quindi dei brevetti, e come questi spesso si possano anche scontrare con l'open science, dove spesso il brevetto entra in competizione anche con delle pubblicazioni. Se questo può essere uno spunto di qualche riflessione, volentieri. Chi risponde? Vedevo Marcello Dal Monte che annuiva. È un fisico teorico, questa domanda è pericolosa, però ti posso rispondere. Scusa. Allora, questa cosa che dici decisamente è pertinente all'open science. Se ricordi, quando ho fatto vedere il piano open science dell'UNESCO, due parti, in particolare l'open hardware, va esattamente in questa direzione. In realtà l'open science non è incompatibile col brevettare le idee. Il punto è, a un certo punto, qual è il bilanciamento giusto tra fare patenting, cioè tra brevettare, e rendere disponibili certi tipi di meccanismi, in maniera tale per cui in certi ambienti, per esempio quello che io penso ai paesi in via di sviluppo, queste tecnologie siano comunque disponibili. Quindi ti direi, certamente brevetto è una parte della discussione, però è una parte della discussione che non va semplicemente presa, ah no, andiamo contro i brevetti, fine di tutto. No, bisogna trovare un equilibrio giusto, che è complesso e secondo me dipende anche molto dal campo di cui si parla, tra open hardware e patenting. Stefano Cozzini? Sì, brevissimo. È vero, è una sfida complicata questa, sono d'accordo con Marcello, cioè noi dobbiamo fare un equilibrio tra la scienza aperta, appunto, e il patent e il brevetto, perché il brevetto poi porta ricchezza a qualcuno e quindi chiaramente crea il valore economico, eccetera, il volano industriale, eccetera, eccetera. Però attenzione, molto spesso il brevetto è tecnologia. Ok, noi vogliamo brevettare una tecnologia che ci permette di fare alcune cose e la scienza sta un pochino sopra. Ecco, in quest'ottica io mi sentirei di dire che la scienza aperta può continuare con tutte le accortezze del caso e il brevetto poi complementa un aspetto che è un'implementazione, una tecnologia che viene poi portata avanti. E siamo arrivati così alla conclusione di questo incontro, ribadisco appunto in chiusura quanto sia importante perseguire quindi in questa direzione, quanto sia importante favorire l'accesso all'informazione scientifica, la condivisione di dati che siano di qualità, la condivisione delle infrastrutture, proprio perché la condivisione è strategica per il progresso della ricerca, sì, e quindi indirettamente per il progresso di tutta la società. Quindi decisamente è una pratica da facilitare, da promuovere e da attuare il più possibile. Io ringrazio tutte e tutti voi che ci avete seguito e naturalmente ringrazio Giorgio Rossi, Stefano Cozzini, Paolo Giommi, Maria Teresa Leo, Laura Patrizzi e Marcello Dal Monte. Buon proseguimento di giornata e buon Trieste Next.